Un'estate in scatola. Quando cerchi una ricetta, solo una formula è perfetta. Se vuoi vivere con gusto, due cuori, una cappa è il posto giusto. Ciao a tutti e benvenuti nella nostra cucina virtuale. Oggi un video un po' differente dal solito, una sorta di vuota la spesa, ma che non è proprio un vuota la spesa. Non è un vuota la spesa, ma no, è praticamente un rompi le scatole. È un rompi le scatole, l'abbiamo intitolato Un'estate in scatola perché abbiamo creato una sorta bellissimo, di selezione. Un'estate in scatola, bellissima. Sì. Abbiamo creato una nostra personalissima selezione di scatolame da consumare in estate. Diciamo che sono i consigliati in scatola del cuoco rompiscatole. Bene. Del cuoco in scatola. No, io non consiglio niente, qua consigliamo insieme. E quindi, perché abbiamo deciso di fare questa cosa? Perché in estate, si sa, ai fornelli c'è caldo. C'è caldo. Molto spesso si sta tutto il giorno in spiaggia a mare ed è molto comodo semplicemente aprire una scatoletta e mangiare il contenuto bellamente posto nel piatto. Possibilmente una bella scatola di fagioli rossi a mare, bella, direttamente dalla scatola. Però noi in tutto questo vogliamo dare anche un occhio, naturalmente sempre molto parziale e ricordiamoci che è scatolame, alla salute, al mangiar bene e al mangiar buono. Quindi vi consigliamo tutte quelle scatolette che nel corso dell'estate scorsa o in questo incipit di estate a noi stanno molto piacendo, fermo restando che lo scatolame non può sostituire il mangiar fresco, che deve essere... Neanche se lo mangiano tutta la lattina? No, perché anche se c'è ferro non è il ferro giusto. Brava. E soprattutto che l'alimentazione, specialmente in estate, deve essere variegata, piena zeppa di frutta e verdura fresca. Questo lo sappiamo tutti, che noi non siamo nutrizionisti, che questo è solamente un video molto easy e divertente per consigliare quando siete al supermercato... Tra un po'. Per consigliare quando siete al supermercato una scatoletta che è stata provata da Gabriele e Ombretta, tanto per fare la rima, e che è risultata perfetta, diciamo che è piaciuta. Sì, malata, quindi di mente. Troppo scatolame mi sa. E adesso basta rompervi le scatole e vediamo quali scatolette per l'estate ci faranno mangiare facendo grosse risate. Cominciamo subito e cominciamo subito dalla prima colazione barra snack. Quindi una cosa, no. Una cosa che mi va di segnalarvi è il succo d'arancia, che in estate scarseggia perché non è periodo di arance, e quindi ne ho trovato alla Lidl uno buonissimo, che è questo qui, e che viene venduto anche in confezioni da un litro. È 100% frutta, da spremitura a freddo con polpa di arancia, ed è buonissimo. Non è da concentrato, lo trovate al Banco Freschi, e per le fresche colazioni estive è veramente una meraviglia, ma anche come spuntino snack da metà giornata uno si rinfresca con un buonissimo succo d'arancia. Sì, la mettete sotto le ascelle e vi impressa. A Gabriele invece piace di più questo qui. Questo lo trovate alla Lidl, come anche questo che piace di più a Gabriele perché effettivamente ha un gusto più goloso, ed è arancia carota mango più mela da spremuta diretta, anche questo, 42 calorie ogni 100 ml, e anche questo è senza zuccheri aggiunti, quindi molto buono, molto vitaminico, molto rinfrescante. È un ace, è un ace dal sapore gradevole grazie al mango. Bene, anche questo alla Lidl. Ora passiamo alla sostanza. Allora, comincerei con i primi piatti, che ne dici? Di recente ho scoperto una cosa fichissima. Allora, io adoro la quinoa, però è anche vero che mi scoccia quinoa, un dov'era po' farla. Prima? Dov'era negli anni 90? Da dove è uscita Stava questa quinoa? Stava crescendo, in modo che poi ce ne fosse tutta questa distesa da raccogliere, no? Ma... Allora, della Valfrutta io vi suggerisco, per le emergenze, se no fatevela fresca che non ci vuole nulla a farla. Se vi tagliate un dito, usate la quinoa. Ma per esempio, come nel mio caso, ogni volta che io dico quinoa, lui fa questa faccia. Oh. Ecco. Quindi molto spesso la preparo solo per me. Piuttosto che preparare solo per me, mettermi davanti a sciacquare la quinoa, fare dire
prendo una di queste e mi faccio un'insalata di quinoa che è buonissima. Allora, è della Valfrutta e vi segnalo la marca perché è molto buona, è cotta al vapore e quando l'aprite è asciutta. Sente, non è ancora quando no, non è a mollo in qualcosa, è molto gradevole. Ha un buon corpo, sostanzioso, e soprattutto sgranella bene, non è impastricciata, non è appiccicata. La mangia anche Gabriele, che adesso fa questa faccia, ma recentemente ha mangiato. Si mangia questo o non si mangia niente. È vero, faccio delle buonissime insalate di quinoa, sì, e molto spesso mi aiuto anche con questa. Sì. Ingredienti: mix di quinoa bianca e rossa in proporzione variabile, acqua, sale, stop. Quindi l'ho trovata molto molto buona e venduta in confezioni da 3 lattine. Beh, sì. I barattoli non li buttate perché potete utilizzarli per i lavoretti di arte per te. Stessa marca, e sottolineo la marca perché ho trovato questi cotti non papposi ma belli croccanti, belli bravo, al dente, bravo. Vi segnalo il farro italiano cotto al vapore, anche questo per le insalate veloci la sera, tornate sfatti, 40 gradi, mettervi ai fornelli, ma anche no, sì, volete triste. Mangiare un cereale che non sia il solito pane, sì. Vi fate una bella insalata pomodori, beh, mozzarella e un po' di farro e avete fatto, mi raccomando, la serata. Meglio lattina piuttosto che chiamare quello del pronto pizza, va bene? Nel senso, io li ho visti questi farro pronti anche in busta, ma sono tutti in sì, sì, è una vergogna. Appiccicati, sì, poi veramente. Le persone li sono buoni per farsi lo scrub, sembrano scrub, degli squisci, non lo so. E invece questi sono ben protetti, conservati. Sì. Io, se ne ho voglia, magari la sera prima la conservo anche in frigorifero la lattina, così proprio è fresco il cibo, è buono, a me piace. E anche questo non ha bisogno di essere particolarmente sciacquato, il chicco risulta separato, croccante morbido, ma al dente, ecco, non scotto, non sfatto, quindi è un ottimo prodotto, anche questo in lattine da 3, venduto in confezioni da 3. Adesso passiamo ad un'altra cosa, sempre della Valfrutta. Non è un video brandizzato, sono stato in un supermercato dove vendono Valfrutta, queste cose. Perché non ci brandizzi, branderizzi? Ne abbiamo pagate noi queste cose. Sì, sì, molto, è molto buona. È il mix mediterraneo cotto al vapore. No. Una serie, sarebbe una sorta di condiriso, però cotto al vapore, non sott'olio, non con aceto, molto neutro e quindi molto, molto buono, perché io uso quello sott'aceto, diciamo così, però non compro mai quello sott'olio, però questo non ha un sapore in quel modo forte, quindi può essere usato un po' come contorno, un po' come condimento anche per gli anche per gli amanti del riso, ma che non amano il sapore del... Esatto, è buonissimo, anche questo, bello asciutto, croccante, gli ingredienti non impappati tutti insieme, ma ben miscelati, una buona varietà, gli ingredienti sono... mais, piselli, olive verdi, olive nere, peperoni rossi, acqua e sale. Punto. Quindi punto, anche questo. L'etichetta ci dice che è un buon prodotto ed è anche buono di sapore. Bene. Quindi consigliato da noi. Bene. A tal proposito, in alternativa a quello che io trovo soltanto in alcuni supermercati, alla Lidl trovo il fratello sott'aceto, il mix di verdure per riso senza olio. Anche questo è molto buono. Della Barezza. Innanzitutto è un barattolo immenso, come vedete. Eh sì, della Barezza. E gli ingredienti sono ortaggi in proporzione variabile, peperoni, cetrioli, carote, funghi, champignon coltivati, olive verdi, olive nere, carciofi, mais, cipolle, piselli, acqua, aceto, vino, zucchero, sale, antiossidanti. Quindi qua c'è un pochino di zucchero perché naturalmente nei sottaceti c'è, ma comunque pochissime calorie, 43 calorie per 100 grammi, quindi l'apporto calorico è il medesimo anche delle verdurine che vi ho fatto vedere prima. No, anzi, queste ne hanno 76 per 100 grammi, quindi questo ha meno ancora apporto calorico perché magari le verdure contenute sono meno ricche di carboidrati. Non ho visto le etichette nutrizionali, però è buono, anche questo, croccante, non sfatto, l'aceto non è troppo, non è too much, non è invadente, ha un buon sapore. Che ridi sul too much? Bellissimo. E magari too much. Allora, tieni, fai questo qua.
Ma tu nel video direi solamente fai questo. Fai qua. Questo qua. Allora, noi vi consigliamo anche questo... Cos'è? Mais, questo mais della Frescione, bello, della Frescione, è veramente buono, non ti si attacca al palato e non ti lascia quel retrogusto di popcorn. Costa pochissimo, è bello asciutto e croccante, è buonissimo, al suo interno è senza zuccheri aggiunti. Capito? Soprattutto, ed è un ottimo mais. Vediamo se trovo gli ingredienti: mais, acqua e sale. Anche solamente. Questo è un ottimo prodotto che costa pochissimo, venduto alla Lidl in confezioni da 3. Andiamo sempre con Lidl, sempre con... Variamo anche... Cosa sono questi? Un barattolo bello! Questo fallo tu! Sì, questo mi piace! Il barattolo di Bonduel fave al vapore, va bene? Quindi le fave possono essere fatte anche al vapore. Buonissimo anche questo, buonissimo. Ottimo per le insalate, in cui io certe volte faccio delle insalate fresche verdi, cioè tutti gli ingredienti che metto sono verdi, metti? O giù di lì. Metto piselli, carciofi, olive, piselli, cedrioli. Fave, brava. Basta. Brava. E sono buonissime anche queste insalate verdi, risultano più fresche delle insalate multicolor, e le favette al vapore non mancano mai, sono spettacolari. Hanno un costo medio, però appunto si può fare, e anche queste come ingredienti fave, acqua, queste contengono un po' di zucchero, sale e aromi naturali, però sono molto molto buone. Benissimo. Poi è quel qualcosa di diverso che è inaspettato all'interno delle insalate estive, e ci sta benissimo. Come all'interno delle insalate estive stanno benissimo anche i ceci. Ma sfido chiunque di voi a venire in Sicilia a luglio e fare i ceci. Ora non mi lasciate scritto qua sotto: ombretti, legumi si fanno facilmente, basta metterli a bagno la sera prima, poi l'indomani. Certo. Lo so, li so fare i legumi. Anche mangiarli. Li so fare i legumi. Diciamo che qui si crepa di caldo d'estate, e quindi aprire, scolare, sciacquare e inserire un po' di ceci in un'insalata è sicuramente più facile e più piacevole, anche perché il cece d'estate si mangia una volta ogni 15 giorni, almeno io non lo mangio molto frequentemente in estate, quindi fare i ceci in piccola quantità e fare tutta la trafila del bollire la notte a bagna, preferisco fare così. Lo so, è meno igienico alimentarmente, però è più pratico, e qui stiamo parlando di un video pratico. Comunque, anche qui soltanto ceci, acqua e sale, e sono buonissimi questi del Campolargo, comprati alla Lidl, costano una non miseria. Adesso andiamo alla mia passione. La mia passione, ragazzi, io questi me le mettete un barattolo davanti, sono capace di mangiarle tutte. Non me lo metto davanti e quindi non le mangio tutte, ma della Baresa le olive verdi denocciolate. Ma cosa sono? Queste nel barattolo così medio piccolo, perché poi ci sono anche quelle nel barattolone grandi che sono piccole piccole piccole. No, queste barattolo delle medio, olivazze olive così grandi. E poi vai a cambiare l'acqua alle olive, come si dice? Se non tu non accetti il tuo tocco di finezza, il video non può partire. Bene. Sono modi di dire, non c'entra. Bene, qui popolare. Non c'è nulla da cambiare. Non cambiate l'acqua. Si infilzano con uno stecchino e si addentano. Dolore. E sono buone perché sono belle turgide e e non sono sfatte. Quindi sono belle grandi, buone, e state attenti perché ogni tanto qualche residuo di nocciolo c'è, quindi non andate, però anche per i martini, per i cocktail estivi, per gli aperitivi, sono buonissime, e sono ancora più buone se le tenete in frigo e non temperatura ambiente, anche in virtù del fatto che da noi temperatura ambiente in estate sono 40 sì, gradi. Infatti. Allora, altra cosa buona. Cosa sono? I funghetti, i funghi interi, questi qua, i prataioli, come si chiamano? Champignon. Champignon, sono questi?
Pratajoli coltivati. T'avevo detto. Allora, questi qui per intenderci, perché sono dei pratajoli con un ego sviluppato. Sono dei pratajoli grossi così, non sono dei pratajoli piccoli, piccoli, piccoli. Molto spesso quando comprate le confezioni, sono funghi, non sono ci sono i funghetti, questi invece sono funghi e sono buoni perché hanno anche questa una consistenza bella callosa. L'olio non è pesantissimo e vi dico subito che è olio di semi di girasole, quindi non è olio di colza, non è olio strano, sono veramente di un buon sapore e anche questi costano pochissimo alla Lidl, così come le olive. Ah. Invece quelli che piacciono a Gabriele. Questo è veramente un bel prodotto. Ne vuoi parlare tu? No, perché gli altri tu. Cos'erano brutti no, prodotti? Sì, però questo qua. Questo, ragazzi, è un prodotto che fate una cena e ne mettete sul piatto uno o due per ogni commensale, fate un figurone, un sapore eccellente e una presentazione stupenda. Sono i carciofi alla romana con gambo della Baresa. 2 euro e qualcosa, guardate, sono interi, messi qui. Sono buonissimi. Certo, sott'olio, i carciofi alla romana, come li fa la nostra amica Lucia, sono imbattibili. Lo però so. Sono sott'olio, ma non hanno tante calorie. Hanno 91 calorie ogni 100 grammi, ma sono golosissimi. Sono veramente, veramente buoni. Bravo. Anche per guarnire una bella insalata di riso, mettete tutti questi carciofi sul piatto tutto attorno. Un mazzo di carciofi così che esce dal riso. Sono deliziosi, belli turgidi. Hanno mantenuto la loro struttura, l'olio che c'è dentro ha un buon sapore, anche se io li sgocciolo moltissimo, e sono veramente, veramente spettacolari, quindi consigliatissimi. Alla Lidl, come alla Lidl, io vi consiglio anche tutte le verdurine. Queste non ve le consiglio da mangiare abitualmente, ma ve le consiglio quando dovete fare, per esempio, avete degli amici a cena e allora decidete di fare le piadine. Perché no? Invece di lavare, fare, sminuzzare, 3 di queste vi risolvono la cena. Veramente. E le piadine, io compro ormai sempre le piadine integrali. Sì, buone, buonissime. Queste le ho trovate alla Lidl, sono buonissime, ne ho prese 5 pacchi. Erano? 70, a 70 centesimi, sì. Boh, e sono della Orba Bio e sono integrali bio. Ma sono buonissime anche quelle della Mulino Bianco. Io non tengo le fresche, tengo quelle appunto da conserva, perché appunto quando arriva un'amica a cena, questo, una bella mozzarella, un po' di misticanza di verdure, un bel carciofazzo in mezzo, una crescenza, o come vi ho detto, una mozzarella, e la piadina è spettacolare. E quindi piadine in estate come se piovesse. Piovono piadine dal cielo. È facile. Come mozzarella, vi citavo una mozzarella, voglio consigliarvene una che è veramente buona. È la mozzarella della Lidl Light, formaggio fresco a pasta filata, ovviamente, come la gran parte delle mozzarelle confezionate. E questa ha 160 calorie ogni 100 grammi. Una mozzarellina pesa 125 grammi. Sono veramente buonissime e hanno una conservazione medio-lunga. Per esempio, questa scade il 23 e l'ho comprata 7 giorni fa, quindi hanno una bella conservazione e sono buone e sono non molto sembrano light, molto vero? Esatto, gusto. Sono saporite e non sembrano di plastica sguisciante come quelle light di solito che fanno il rumorino tra i denti quando le mangiate, tipo lo svelto e il limone. Perché sono ormai... Che parli? Ma che mangi? Sì, molte mozzarelle quando sono sgrassate diventano gommose, mentre questa rimane con la consistenza morbida e umida della mozzarella, molto molto buona. Consigliate 60 centesimi, 65 centesimi cada uno. Perfetto. Arrivano gli amici? Non fatevi trovare impreparati. No, mai. E allora, alla Lidl stanno vendendo in questo momento la il tonnacchio. È una confezione enorme di tonno. Io questa proprio l'ho presa per fare dispensa. Arriva qualcuno a cena, metto questo, apro, questo qua, apri, lo questo, metto al centro a pezzettoni, bravo. Una bella insalata, bravissima. I carciofi, i funghetti, le olive, le piadine. E anche metto le piedine, ognuno se la farcisce come vuole. E poi non tornano più gli amici. Non è vero, non torneranno, non è vero, più, i miei te lo dico tornano. Io. E allora? Te lo dico io, quelli sono venuti per il sushi, tu gli dai le piedine. Bene, e quindi
buono, anche perché questo tonno, questa marca di tonno, la Nixie, a me piace, e piace in due varianti soprattutto. Mi piace questa, così vi faccio vedere lo scatolame potabile, perché uno non è che si può aprire una, no, una lattina può. Di tonno di quel genere. Questo è buonissimo, è tonno in olio extravergine di oliva, buonissimo, come buonissimo anche questo, i filetti per una pesca sostenibile. Questo è tonno pinne gialle all'olio di oliva, questi sono spettacolari, sono sia all'olio di oliva che al naturale e sono buonissimi entrambi. 3 euro e qualcosa questi, 70 centesimi, questo qua mi pare che 2,89 euro 2,89 euro circa questi, quasi 3 euro, mentre queste sulle 70 centesimi a lattina, quindi dei prezzi anche abbordabilissimi. Ma voglio anche segnalarvi altri due tonni da consumare per le persone che stanno un po' più attente alla linea. È uscito il Rio Mare Leggero, è buono ragazzi, è pratico, perché è buono, veramente. È pratico, ma soprattutto quando aprite la lattina è sott'olio, ma non è immerso nell'olio, non dovete scolarlo, non c'è bisogno di scolarlo, in pratica è stato tolto tutto quel surplus di olio che poi veniva buttato via di volta in volta, almeno spero che uno lo butti, qualcuno se lo farebbe fuori col pane, io l'ho sempre fatto ma, fuori col pane, meglio di no, mi raccomando, gli oli buttateli tutti, raccoglieteli, ma è, e specialmente in estate raccogliere l'olio è una fatica, perché poi puzze, cose, questo è molto buono perché si apre e si gusta, sì. Ed ha il giusto quantitativo di olio per essere saporito e non sciapo. A me però il tonno piace anche al naturale, e per le insalate di riso, non volendo spendere moltissimo perché viene molto disperso, sì. Mi piace anche questo. Quindi, se della invitate gli Ocean, amici, potete usare anche questo tonno. Questo costa poco ed è molto molto buono, come tutti i tonni che vi abbiamo fatto vedere. Un altro secondo che a me piace molto in scatola è il filetto di salmone, e questo della Nixie è buonissimo. Io lo prendo sempre al naturale, ma anche quello sott'olio, una volta l'ho preso a Gabriele, era buono. Tra i due però... quello al naturale è più buono, perché è più versatile in diversificate ricette. E mantiene la sua componente morbida e grassa. Sì, è morbido, si mantiene il grasso del salmone, il sapore è distinguibile del sapore, non sa di scatolame. Tutte le cose di cui vi abbiamo parlato non hanno il sapore di scatolame e di conservante. Neanche le scatolette. Neanche loro, perché come abbiamo letto dentro non ci sono i conservanti. Altra furbata da tenere sempre in casa per organizzare cene al volo che sembrino chic ma che in realtà sono molto easy da organizzare, sono il couscous. Con tutte le cose che vi ho detto fate un couscous spettacolare. Questo naturalmente non è il couscous originale, che ci si sta una vita a farlo, questo in 10 minuti è cotto ed è buonissimo, è integrale, è veramente buonissimo questo couscous dell'alce nero, provatelo e fate un figurone, perché una sera d'estate fate un bel couscous, fate contenti tutti, così come fate contenti tutti e incuriosirete moltissimo se preparate un'insalata di riso con il riso venere, che è il riso nero. Questo addirittura è riso venere integrale ed è buonissimo. Beh. Perché il riso venere già di per sé ha un sapore molto particolare, molto ricco, e insieme alle insalate di riso diventa una cangianza di colori con un fondo scuro che è stupendo. Io bado anche alla cromia. Avrei voluto anche prendere della baresa, della cromia, della baresa, le cipolline borretane che non ho trovato, non più. Perché la Lidl prima vendeva le cipolline borretane della baresa, che erano buone, spettacolari. Se le trovate prendetele, perché quello è un altro scatolame molto buono. Come vedete non c'è nulla a base di salumi, non c'è nulla a base di carne, perché io non ne mangio più. Di recente avete visto un What I Eat in a Day in cui lui mi ha preparato una piadina e ci ha messo il prosciutto crudo. Io lì per lì, mentre riprendevo, ho aperto, ho trovato il prosciutto, e se sentite registrato trovate la sorpresa, no, di aver trovato il prosciutto dentro.
Una volta che avevamo fatto il video l'ho mandato così, ma io poi quella piadina l'ho mangiata uguale ma senza prosciutto, perché io oramai posso dire... Sì, ormai lei è diventata di un'altra religione. Vegetariana, io già non mangio da un mese e mezzo, da quant'è? Si vede. Carne totalmente e mi trovo molto bene, non ho nessuna carenza, sto benissimo, naturalmente sono seguita, ma mi trovo molto bene. Chi è che ti insegue? Non ti preoccupare tu. Non hai null'altro da dire? Ti piacciono queste cose? Sì, mi piace, quindi mi raccomando, componete questa, tutta questa cibaria che avete visto in barattolo, mi raccomando, quindi componete il riso venere con le fave e sicuramente con le olive, verrà un piatto sexy. Vabbè, scherzi a parte, naturalmente queste cose non sono da mangiare tutti assieme e continuativamente, ma sono quelle cose furbe da avere in dispensa per l'estate. Questi sono gli scatolami salva estate, salva cena, salva pranzo quando si torna dal mare o quando arriva gente improvvisamente. Bene, se avete altre scatole da rompere o da suggeritele qua giù. Suggeritele naturalmente qua sotto, mi raccomando, condividete questo video. Mi raccomando, noi ci vediamo sempre qui sulle vostre tavole in scatola. Ciao!